Ciao a tutti da Andy per Rec & Mix di Accordo.it e benvenuti alla nuova puntata di Plugin of the Week. Oggi parleremo del Clarifonic DSP Parallel Equalizer di Kush Audio. Il Clarifonic DSP, alla sua seconda versione, è la trasposizione software del Clarifonic hardware creato da Gregory Scott, di Kush Audio appunto, ed è un Parallel Equalizer, cioè l'equalizzazione viene applicata in parallelo, come avviene quando utilizzate la compressione parallela. Cosa succede all'interno del Clarifonic? Il segnale viene splittato in tre parti. La prima va direttamente all'uscita inalterata, la seconda passa nel circuito di focus e la terza nel circuito di clarity. Vediamo come funzionano questi due circuiti. Intanto il Clarifonic è un equalizzatore che può solo guadagnare, non c'è possibilità di attenuazione. Con Focus abbiamo due frequenze su cui lavorare, Lift e Open. Lift seleziona una banda che sta intorno agli 800 Hz, mentre Open seleziona una banda intorno ai 3 kHz. Sulla destra abbiamo un altro selettore che ci permette di selezionare il tipo di filtro. Con Tight stiamo lavorando con un peaking, mentre con Diffuse stiamo lavorando con uno shelving. Se posizioniamo questo controllo nella posizione centrale, possiamo mettere in bypass il circuito di focus. Come succede per altri plugin moderni, con un doppio clic possiamo riportare i controlli al loro valore di default. Il circuito di clarity invece può lavorare su quattro frequenze diverse. Shimmer lavora sui 18 kHz, Silk sui 34 kHz, che in realtà è fuori dalla banda audio udibile, ma le curve sono talmente generose che comunque rientra sempre in banda audio. Con il selettore centrale possiamo mettere in bypass il circuito oppure selezionare le altre due frequenze, Presence che lavora sui 4 kHz e Shin sugli 8 kHz. Innanzitutto c'è da dire che Clarifonic anche in bypass fa qualcosa al segnale, quindi i circuiti interni anche con tutti i controlli a zero fanno qualcosa. Adesso vi faccio sentire col plugin in bypass e poi attivo. La differenza è molto sottile, ma c'è. Se fate attenzione quando lo metto in bypass, sentite che il segnale perde di presenza. Sentiamolo un'altra volta. Ok, avete sentito che il Clarifonic, a differenza di molti plugin, fa già qualcosa solo inserendolo. Probabilmente perché il suo creatore ha deciso di mimare completamente quello che fa l'hardware. Adesso andiamo a lavorare sul circuito di focus e vediamo come si comporta. Mettiamo in bypass Clarity, attiviamo il plugin. Con questo tipo di equalizzatori è molto facile esagerare. Proviamo a sentire dry e wet per capire meglio la differenza. Direi che la differenza è molto marcata. Tutto acquista più presenza e viene spinto in avanti. Sentite per esempio il rullante come viene portato in primo piano. Ascoltiamo ancora. Ho
Ok, adesso proviamo il circuito di Clarity. Mettiamo in bypass Focus e attiviamo Clarity. Sentiamo Dry e Wet anche qui. Ora utilizziamo tutti e due i circuiti, ripartiamo dalle impostazioni di default e vediamo cosa può fare Clarifonic sul Master Bass. Sentiamo Dry e Wet. Bene, come avete sentito, Clarifonic è in grado di donare quelle alte frequenze che fanno la differenza tra una preproduzione e un brano finito. E questa volta la trasposizione software non ci fa soffrire il fatto di non avere un hardware sotto le mani. Oltretutto, grazie al digitale, sono state inserite tre modalità operative. La stereo, che abbiamo utilizzato finora, dual mono, che ci permette di utilizzare il canale 1 e il canale 2 indipendentemente, e mid-side, che ci permette di lavorare sul segnale centrale e laterale indipendentemente. Se avete già provato Clarifonic o volete lasciarci un commento, scriveteci pure qui sotto. Ciao a tutti e ci vediamo la settimana prossima!